Ciaobetes.it, molto interessante l'incontro tra Fabio Bonifaci, uno degli sceneggiatori più bravi e sottovalutati in chiave Davide Donatello del cinema italiano degli ultimi 20 anni, e Michela Andreozzi, arrivata qui alla sua terza regia, attrice, teatro, cinema, ma soprattutto secondo me Michela Andreozzi con questo film dimostra che può e potrà avere una carriera da regista, secondo me, molto strutturata all'interno della commedia all'italiana, che con Fabio Bonifaci, per esempio, trova, secondo me, molto spesso negli ultimi anni di cinema italiano una delle massime espressioni. E quindi è molto bello vedere questi due artisti che lavorano insieme, genitori versus influencer, un film particolare che mi ha fatto tanto pensare che potrebbe essere una grandissima serie televisiva, con esplorazioni di famiglia, di lavoro, di generazioni, di contrasti, di possibili nuovi incontri, di possibile nuova, di vecchia Italia, di possibile nuova Italia. È tutto molto interessante ed è tutto molto figlio della penna arguta di Fabio Bonifaci, che ha attraversato il cinema italiano in un modo, secondo me, estremamente intelligente, portando i ricordi di una generazione per cui essere di sinistra era una cosa bella, ed era una cosa nobile, ed era una cosa quasi da dare per scontato. E poi ci è crollato il mondo addosso, è cambiata completamente il nostro paese, e questo modo di essere, che anche negli anni 80, anche negli anni 90, in contrapposizione a Berlusconi, aveva un significato forte, un ruolo quasi all'interno della storia del nostro paese, che poi un ruolo che poteva anche diventare una macchietta, è radicalmente cambiato in questi ultimi anni in relazione a chi? Ai giovani. In Italia si è giovani fino a 96 anni, e allora forse li dobbiamo chiamare i veri giovani, i ventenni. In questo caso, questo film racconta lo scontro generazionale tra un padre e una figlia. Lui si chiama Paolo, non è uno studente di filosofia come cantava Ivan Graziani, è peggio, oggi è un professore di filosofia. Con tutti che ho professo che palle, che stanno sempre attaccati al cellulare mentre lui sta in classe, non è il meraviglioso Kim Rossi Stuart degli anni più belli di Gabriele Muccino, che riesce ad avvincere i suoi studenti attraverso la costanza e l'applicazione, va bene, la disciplina. Paolo, diciamo che si trova un po' in difficoltà con i suoi studenti, ma soprattutto si trova in difficoltà con Simone. Non è l'amante francese, è la figlia con nome francese che viene sfottuta perché la chiamano Simone Inzaghi in Italia, a scuola. Anche questo è un tocco molto raffinato, un nome che in passato era sinonimo. Peraltro il cinema italiano a un certo punto è stato popolato tantissimo dalle attrici che parlavano così, anche Mio fratello e figlio unico, La Fleury, e quindi a un certo punto il cinema italiano lo trovai anche un po' stucchevole. Per 10 anni aveva sempre un'attrice che parlava con l'accento francese come anche dimostrazione di qualcosa di raffinato, un sogno erotico anche. E lo trovo molto intelligente e sottile che in questo momento, invece, in questa Italia allucinante di questi ultimi anni, Simone sia te chiami come nome, te chiami come Simone Inzaghi, sei pure da Lazio. Siamo circondati ovviamente dalla destra, e la destra è con noi, è tra noi, in questa famiglia della Garbatella, dove Paolo fa il professore universitario. C'è sta il fascio, ovviamente, un fascio che c'ha l'odio rende liberi, c'ha le magliette con noi non aiutiamoli a casa loro, cioè proprio addirittura un peggioramento, lo slogan era aiutiamoli a casa loro così non vengono, no, questo è proprio non aiutiamoli a casa loro, l'odio rende liberi, lo trovo meraviglioso. Questi sono i tocchi di Bonifaci. Ma anche Michela Andreozzi è una che c'ha un ottimo humor. Lei è arrivata alla sua terza regia, 9 lune e mezza 2017, Brave ragazze 2019 con le ragazzacce un po' criminali, e Genitori contro influencer 2021. Ok, siamo nella Garbatella, vi dicevo, ci sono queste la Garbatella inquadrata dall'alto mi ha fatto molta impressione, perché è una zona avulsa rispetto a Roma a livello architettonico, sembra proprio molto bello. Anche un po' straniante in chiave di obiettivo di commedia commerciale e popolare, perché qua andiamo su Sky il 4 aprile, si sarebbe usciti al cinema, in questo caso si va su Sky Cinema il 4 aprile, a Pasqua, Fabio Volo e Nino Frassica, Paola Minaccioni, Garbatella vista dall'alto, che architettonicamente è affascinante perché è completamente avulsa,
anche come colori, anche come composizione dei palazzi rispetto al resto di Roma. Bellissime quelle inquadrature che te la rendono paese, te la rendono staccata. Garbatella siamo abituati a vederla dal basso, inquadrata sia nei viaggi in Vespa di Nanni Moretti in Caro Diario o in C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Invece questa Garbatella ripresa dall'alto è veramente pazzesca, è incredibile, forse anche troppo potente per poi riportarci a pensare alle vite e al concetto di commedia che vogliono portarci Bonifacci e Andreozzi. Che concetto è? Paolo è Fabio Volo, è un professore di filosofia. C'è stato un idillio, un padre single, è successo qualcosa che ha fatto sì che mamma non ci sia più. Lui e Simone stavano bene insieme, lei cantava Bennato, Gatto e la Volpe in macchina, lei leggeva, lui le dava i libri, poi quando lei diventa adolescente comincia a mettere la testa dentro il cellulare e comincia a sentire la trap e lui comincia a preoccuparsi. Ma c'è di più, a un certo punto lei vorrà fare l'influencer. Qui arriva il cuore del film, e cioè gli influencer sono fuffa, fuffa mischiata a niente, io non voglio che tu faccia l'influencer, lui è un professore, lui è un intellettuale, lui ha un ruolo, e questo ruolo non riconosce il nuovo ruolo di questi nuovi soggetti sociali che sono anche dei soggetti lavorativi. Fabio Bonifacci è uno sceneggiatore di sinistra, interessatissimo ai salari, interessatissimo agli stipendi, interessatissimo come tutta la grande tradizione dei drammaturghi da Agge Scarpelli in poi all'interno di un certo tipo di ideologia e di formazione politica, è molto interessato ovviamente ai possibili lavori e li rispetta in questo. E allora ecco che parte questa cosa che in una serie televisiva diventava secondo me una bomba, anche perché in questo condominio dove c'è la famiglia di Paolo e Simone, Paolo e Fabio Volo, Simone è la Francesconi e Ginevra Francesconi, in questo condominio c'è Nino Frassica, Paola Tiziana Cruciani, Paola Minaccioni, un po' troppo grossi come attori per, diciamo, lo spazio non particolarmente grande che hanno nel film. In una serie, secondo me, potevamo avere un episodio su di lui, un episodio su di lei, un episodio su questo, un episodio su quell'altro. Il film poi diventa anche, c'è un personaggio che poi diventerà una persona, una lavoratrice, un soggetto sociale, anche erotico, assolutamente indipendente e da trattare con rispetto, è l'influencer. È la Ferragni della situazione, si chiama Eleonora, è interpretata da Giulia De Lellis, che serve anche perché viene Giulia De Lellis da esperienze di questo genere, in un certo senso interpreta un personaggio molto simile a se stessa. E questa Eleonora, intanto c'è una cosa molto bella, in una commedia all'italiana, questo è Bonifacci, in una commedia all'italiana, o Andreozzi, glielo chiederò, in una commedia all'italiana si diceva lui vuole venire a letto con me perché sono bella, adesso si dice lui vuole venire a letto con me perché vuole prendermi gli influencer. Questo lo trovo magnifico. Esatto, lo spiegava anche Sikliuk, il produttore dei Dark Polo Gang, lo spiegava molto bene nel documentario di Lavagna che mi è piaciuto sulla Dark Polo Gang dell'anno scorso. E cioè che ti spiegava Instagram, questa cosa di Instagram pazzesca, che vieni, diventi amico, ciao ciao ciao, e ti cominci a prendere gli influencer dell'altro. Questa cosa, infatti, si vede questa Eleonora che anche mi piace, che è aggressiva, che sta al sacco, come Steve Rogers, come Captain America in un film della Marvel, come Rocky in tutti i film di Rocky, e sta lì coi guantoni. È anche interessante. A quel punto ho pensato che avrei voluto immaginare un influencer che donna, che diciamo spiegasse e raccontasse i metodi di difesa per noi maschi che uccidiamo le donne in Italia, femminicidio. Questo potrebbe essere un film fighissimo. È tutto, infatti, diciamo, a me questo film mi ha molto interessato. È ovvio che è compresso, ecco perché forse sento bisogno diciamo, di sviluppare il potenziale gigantesco che ha questo film, perché è 100 minuti, ovviamente siamo commerciali, perché Bonifacci è uno sceneggiatore di cristallina correttezza intellettuale, e quindi in 100 minuti dobbiamo fare che papà diventa il trombone. Mi piace anche diciamo, l'epiteto che lui prende, il padre trombone. Lui diciamo, urla contro gli influencer, fa un video, la figlia lo filma, a quel punto lui entra in contrasto con Eleonora. Il contrasto diventa anche
rom-com, commedia sentimentale, attrazione e tensione erotica tra Fabio Volo e la Giulia De Lellis, che carini che sono in un momento in cui si baciano, e a quel punto, voilà, la Francesconi sta in mezzo, ma io voglio fare l'influencer, ma gli influencer fanno schifo, forse gli influencer non fanno schifo, io... Alcuni dei miei amici storici cercano ancora un lavoro mentre io ho due aziende e lo dice però anche con tristezza, bisogna conoscere le persone, questo ci dice il film di Bonifaci e Andreozzi, bisogna conoscere le persone, bisogna smettere di osservare dall'alto della nostra prosopopea che ovviamente aumenta e ci mette in difficoltà più aumenta la nostra età, ovviamente. E anche umano, beh, bisogna invece cercare di, per essere italiani e continuare a lottare tra noi e con noi per cercare di capire collettivamente che cosa siamo diventati e cosa possiamo essere, dobbiamo conoscerci e influenzarci vicendevolmente. Questo è molto interessante. A quel punto il film diventa papà che sbrocca, diventa pure lui un influencer, Fabio Volo. In questo lo dovevate scatenare di più, perché io adoro il Fabio Volo, lui è della mia generazione, sono cresciuto con lui, soprattutto il suo lavoro alle Iene, io lo trovavo magnifico. Mi ricordo un servizio con Lenny Kravitz che per me è da studiare nelle scuole, perché c'è lui che in una chiave di alta fedeltà a un certo punto si sveglia di notte, c'ha Lenny Kravitz seduto sul letto che gli fa come Bruce Springsteen con John Cusack, gli fa appunto il mentore. E perché Lenny Kravitz in quel momento era venuto in Italia ed era un sex symbol, era un punto di riferimento, era un grande cantante prima di essere anche il papà di questa popò d'attrice che ci sta facendo impazzire adesso, va bene, da Big Little Lies a Mad Max. E a un certo punto Fabio Volo, che è vecchietto pure lui, perché come lui è del 72, io sono del 74, Bonifaci è del 62, Andreozzi è del 69, non faccio a caso questo elenco perché il film diventerà anche finalmente una spiegazione di generazioni, perché oggi, altra cosa molto brillante del film, oggi il termine boomer viene usato veramente a cazzo, scusate l'espressione, tanto che anche noi della generazione X veniamo definiti boomer dai giovani, questi giovani meravigliosi che sono disperati e che cominciano a maturare giustamente uno sconforto nei confronti di tutti quelli che sono venuti prima di loro e che hanno avuto il lavoro. Anche noi che siamo stati i primi che si sono lamentati del lavoro, i precari, la generazione smetto quando voglio, rispetto a questi meravigliosi martiri, questi meravigliosi morituri in chiave salariale che mi viene da piangere solo a pensare a loro, che sono gli adolescenti di oggi, i ventenni di oggi, che saranno classe dirigente di domani e saranno persone per le quali già provo un'enorme tristezza, ma spero di essere anche scaramantico in questo, perché infatti vi starete grattando, perché spero che invece avranno felicità e capacità di vivere e di essere italiani e di sviluppare la loro esistenza con noi e tra loro. Beh, insomma, il film parla anche di questo, quindi è molto più profondo di quello che può sembrare ed è un film, devo dire, che mi interessa molto da questo punto di vista, perché è anche come piattaforme. È un dibattito che riguarda l'editoria, sicuramente. Questo, che cosa sta succedendo? È finita la vecchia editoria? I giornalisti domani che cosa saranno? Saranno degli influencer? I critici cinematografici domani che cazzo faranno? Dove andranno? Per chi lavoreranno? Questo è molto interessante e lo si sviluppa anche in questa chiave in cui Fabio Volo, che è perfetto in questo perché torna un po' giovane, si rimette la giacchetta di pelle come era lui, che era pure un sex symbol, va bene? Fabio Volo, che è tanto che non vediamo al cinema, questo è un film molto fatto su Bisio. Bonifaci ha fatto delle cose magnifiche con Bisio, a partire da Amore, Bugie e Calcetto. E a un certo punto Fabio Volo va e comincia a fare l'influencer, c'ha successo, gli piace, c'ha pure un flirt, devo dire, delicatissimo con Giulia De Lellis nei panni di Eleonora, questa influencer che mena e che il maschio è molto preoccupata dal maschio, ma non perché il maschio la uccida come tanti maschi orribili italiani fanno oggi con le nostre signore, ma è preoccupata da questa cosa, battuta bellissima, che il maschio la approcci manco per il sesso, manco per il corpo, ma per il corpo della sua pagina Instagram e per la presenza di questi influencer che possono essere travasati. Ah, oh, io me li sono conquistati uno per uno. Affascinante questo discorso. E il lavoro poi.
Io lavoro quanto lavora Eleonora. A un certo punto Eleonora si sfoga col padre trombone e gli dice: ma stiamo scherzando, ma io lavoro 12 ore al giorno e ho due aziende. Ovviamente stiamo pensando a Chiara Ferragni, anche se non la citiamo mai. Alcuni dei miei amici storici cercano ancora lavoro. Insomma, si poteva andare ancora più in profondità. In una serie televisiva sarebbe successo, secondo me, veramente il panico in chiave di sviluppo di possibilità. E chissà che non possa anche esserci in futuro una serie televisiva, perché 100 minuti per me sono un po' pochi. Sono tutti molto carini, anche la Francesconi è carina. Ci sono gli amici della Francesconi a scuola, tra cui il mio mito. Su di lui vorrei chiudere. Per me lui è quasi il cuore del film. Si chiama Liverani. Il personaggio è un po' il Guglielmo Poggi di. Professore, professore! Questi disarmanti studenti che non sai se ti prendono per il culo o ti prendono per il culo, però sono anche gioviali, però sono appunto disarmanti. Lui è Liverani, che parte anche un po' in antagonismo, si infila un preservativo usato o non usato. Lo sai che non lo so? No, oddio, spero per Liverani che gli voglio bene, che adesso mi sto chiedendo da critico, boh, vabbè, comunque. Sì, perché è un po' floscio, vabbè, insomma, si infila un preservativo nel naso e attacca volo. È anche quasi un po' aggressivo, è anche un figlio orribile di famiglia che gli permette di fare qualsiasi cosa. A scuola invece poi Liverani, guardate che arco che c'ha. Liverani cresce tantissimo, scopriremo anche la sessualità di Liverani, non usa il congiuntivo e io voglio parlare di questo attore di cui mi sono sinceramente innamorato, si chiama Ruben Mulet Porena. C'ha anche un nome fantastico, è lui Liverani. E Liverani a un certo punto c'ha anche dei momenti in cui fa dei provini. Impara il congiuntivo e impara anche a smettere di essere il nemmeno il teppista, il bello anche un po' cattivo, anche un po' criminaloide, tra virgolette, della scuola. E guardate che arco che c'ha Liverani, mi sono innamorato di Liverani io in questo film, va bene? E quest'attore lo trovo di una dolcezza e sì, è la linea Poggi di Smetto quando voglio, professore! Perché diventa un po' così Liverani nella seconda parte, meno aggressivo, però poi è una bomba, va bene? Genitori contro influencer, è la penna argutissima di un ragazzo del 62 di nome Fabio Bonifacci che incontra la macchina da presa, secondo me sempre più lucida, di una ragazza del 69 che si chiama Michele Andreozzi e dirigono un ragazzo del 72 che è Fabio Volo, ma poi ci sta pure una ragazza, una ventenne della generazione Z, Ginevra Francesconi, che non è niente male, e poi ci sta appunto Ruben e anche altri. Quello che forse ho sentito più debole è la presenza di questi grandissimi del cinema, dello spettacolo, dell'arte scenica italiana, che sono Frassica, Minaccioni, Cruciani, devo dire in questo condominio un po' ristretti, però vabbè, in una serie avrebbero avuto ancora più spazio. Questo buffo film con Garbatella inquadrata dall'alto che sembra quasi una città medievale, circondata da questi palazzoni che poi è l'Eur. E questa è questa affascinante operazione genitori contro influencer. E è bello il finale in cui finalmente diciamo chi sono le generazioni, perché appunto boomer, ci chiamano a noi boomer, che è l'ultima grande sconfitta della generazione X, una generazione di perdenti totali, la mia. L'ultima grande sconfitta e l'ultima grande vittoria dei boomer, che io chiamo meglio gioventù, è quella che la nostra ultima grande sconfitta è che veniamo chiamati come loro, ma a differenza loro non abbiamo avuto le fortune, i vantaggi economici, i privilegi che hanno avuto loro. E l'ultima grande vittoria dei boomer, come Kaiser Soze e dei suoi sospetti, è quella che tutti sono boomer, in modo tale che quelli là, ancora una volta, si confondono praticamente, si confondono e ancora non vengono individuati loro come generazione di bambocci viziati che hanno abbastanza poi contribuito al declino e al disastro italiano degli ultimi 30 anni. Mamma mia, ok. E quindi boomer, boomer, boomer. E però poi invece guardate che bello l'elenco finale con tutte le generazioni che parte dai boomer e poi fa la generazione X e poi fa i millennials e poi fa la generazione Z che è quella di Simone e poi arriviamo a quelli in cui io credo moltissimo, che sono i signori e le signore della generazione Alfa, quelli nati nel 2010. Ciao, Bettist!